Oggi il capogruppo di maggioranza in aula ci ha chiesto il voto in favore di due mozioni, una per la creazione, la costituzione di un tavolo, l'ennesimo tavolo, comunque per discutere e valutare le migliori azioni da intraprendere nei confronti delle persone con disabilità e un'altra in favore dell'assegnazione di un loculo in favore di una defunta. Noi al contrario abbiamo chiesto il voto in favore di alcune nostre mozioni, tra le quali quella per la creazione, per la costituzione e il riconoscimento di un fondo in favore delle microimprese e un'altra per l'immediata risoluzione dei problemi relativi al contratto decentrato che si è riapplicato pari pari all'indomani della bocciatura della preintesa. Ricordiamo nello specifico che proprio oggi moltissime insegnanti, cioè tutte le insegnanti delle scuole di infanzia e le educatrici dei nidi hanno dovuto timbrare il cartellino nonostante le scuole fossero chiuse per le festività pasquali, tant'è vero che in alcuni municipi le insegnanti sono andate a occupare i municipi, sono state lì tutto il giorno senza peraltro fare niente. Questa è una situazione gravissima determinata dalla maggioranza. Cosa è successo in aula? In aula è successo che di fatto la mozione per la costituzione del tavolo, l'ennesimo tavolo, è stata approvata grazie anche al voto del Movimento 5 Stelle, perché comunque alla fine è un'iniziativa che serve. Diversamente non sono state votate le nostre mozioni perché è caduto il numero legale. La scusa del consigliere del capogruppo della maggioranza è stata che i morti meritano rispetto. Noi replichiamo, rispediamo al mittente questa accusa come se a noi non interessasse dei morti, ma diciamo al consigliere Panecaldo e a tutta la maggioranza che non solo i morti ma anche i vivi meritano rispetto e i vivi stanno morendo grazie all'azione scellerate di questa maggioranza. E la Roma di oggi? Che effetto fa a chi arriva per la prima volta? Proviamo a entrarci in macchina, dall'autostrada, attraverso l'inevitabile grande raccordo anulare. Questo raccordo che circonda tutta la città come un anello di Saturno.